la mano e ti porta lontano con sé. La 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 la. E tutto questo è poesia. Dov'era la luna che il cielo notava in un'alba di perla, ed ergersi il mandorlo e il melo parevano a meglio vederla. Venivano soffi di lampi da un nero di nubi laggiù, veniva una voce dai campi, chiù. Le stelle lucevano rare fra mezzo alla nebbia di latte, sentivo il cullare del mare, sentivo un frufru fra le fratte, sentivo nel cuore un sussulto come eco d'un grido che fu, suonava lontano il singulto, chiù. Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento, squassavano le cavallette finissimi sistri d'argento, tintinni a invisibili porte che forse non s'aprono più. E c'era quel pianto di morte. Chiù. Lassiuolo, il biglietto di presentazione di Giovanni Pascoli. È un testo delle Mirice, poesie che anticipano i tempi, soprattutto da un punto di vista formale, e che sono percorse da quella che Pasolini definisce l'ossessione di Pascoli, che è in contrasto armonico con lo sperimentalismo della sua forma. L'ossessione è il tema dell'orfanezza. Lassiuolo è la cronaca di un lento risveglio, un lento risveglio ritmato da una specie di uccellino orologio che è Lassiuolo. Chiù, chiù, chiù. Ogni strofa termina con questa onomatopea fonosimbolista. Il poeta sta descrivendo il suo risveglio, un lento risveglio nell'età matura che porta gradatamente alla terribile realtà. Nella stanza accanto non ci sono più i genitori. Sono morti. Giovannino è solo. Questa presa di coscienza del reale è graduale. Infatti all'inizio è solo una voce indistinta ed è tutto indistinto e indefinito. Non dimentichiamo mai che l'indefinito, già per Leopardi, è il vago ed è il poetico insieme. E questa voce indefinita che viene insieme ai soffi di lampi, molto sinestetici anche questi, da un bosco lontano, è appunto all'inizio soltanto una voce, nella seconda strofa diventa qualcosa di più. C'è un grido, eco d'un grido che fu, lontano suonava il singulto, e nella terza diventa pianto di morte. Si è svegliato dal dormiveglia alla piena coscienza del reale. Coscienza e reale in Pascoli sono perennemente avvinti in un gioco che tende a negare il secondo. La coscienza è sempre molto vigile, ma è più una coscienza dell'invisibile, dell'inspiegabile, dell'indefinito appunto, che non del cosiddetto reale. La campagna e la visione. Orfanezza, campagna, visione. Queste tre sono le parole chiave per capire la poetica pascoliana. Pascoli ha subito il torto, anche da parte del grande Croce, di non essere capito, di essere interpretato come poeta delle piccole cose, degli affetti familiari. Senz'altro è il poeta delle piccole cose, è un poeta delle piccole cose e degli affetti familiari, ma soprattutto Pascoli è il grande poeta del mistero dell'universo e del simbolo, che in lui raggiunge dei vertici appunto altissimi. L'orfanezza, certo, l'episodio che
troncò la sua crescita quando aveva 12 anni e l'uccisione del padre. Tutti sappiamo in quali circostanze è avvenuta, ma con certezza chi ne è stato responsabile non si sa ancora. Anche se Giovanni inviava ogni 10 agosto all'assassino presunto una cartolina. Ma l'evento che lo schiantò dolorosamente ancora di più fu la morte della madre l'anno dopo. Giustamente Elio Giovanola sottolinea nel suo meraviglioso libro I sentimenti filiali di un parricida questa contraddizione, ossia lui ben di rado fa rivivere il padre nelle sue poesie, mentre invece la madre lo è sempre. L'orfano, l'orfano che è presente anche in una meravigliosa Ninna Nanna, lenta la neve fiocca, lenta, lenta. Senti, una zana dondola pian piano, un bimbo piange, il piccio il dito in bocca, canta una vecchia, il mento sulla mano. La vecchia canta, intorno al tuo lettino c'è rose e gigli, tutto un bel giardino. Nel bel giardino il bimbo s'addormenta, la neve fiocca lenta, come nella Dickinson, anche in Pascoli, una semplicità disarmante che cela invece, a una seconda lettura, una verità molto profonda, ossia il sogno è più forte della realtà. Basta che il bambino pensi a quello che gli dice la vecchia perché il suo sogno lo porti in un giardino dove gli sembra veramente di godere di questa meravigliosa bellezza. Il tema dell'orfanezza, Pascoli non lo abbandona mai, non lo abbandonerà mai semplicemente perché rimane un orfano a vita, come del resto tutti gli orfani rimangono tali a vita, ma la sua singolarità è che è un orfano bambino, è un orfano fanciullo ed ecco spuntare subito il celeberrimo fanciullino, il fanciullino pascoliano che è quello di cui lui ci parla estesamente in una bellissima prosa da pensieri e discorsi e che in sintesi ha tutte le caratteristiche del poeta, di ciò che Pascoli intende per il poeta, sa leggere le sfumature, sa andare oltre le apparenze, rimane rapito da tutti i richiami, misteriosi della natura e soprattutto, vuole sempre essere addormentato dalla mamma in una perenne ninna nanna. Pascoli è rimasto nella placenta. È chiaro che la psicanalisi poi si diverte molto con Pascoli, a farne l'esempio di una regressione al guscio infantile e di una fissazione che non permette lo sviluppo della cosiddetta libido e di tutto il resto. Sì, certo, questo vuol dire che Pascoli è così, è una specie di ritardato, no? Vuol dire semplicemente che ci troviamo, come per la Dickinson, di fronte a un caso di sublimazione, di sostituzione di una realtà alternativa che è quella che si vuole creare lui e che è quella a cui è più portato, alla realtà del quotidiano. Peraltro, al quotidiano Pascoli è legatissimo perché Pascoli è uno dei poeti più realistici, paradossalmente, oltre che dei più simbolisti. Quando descrive con quella minuzia tutti quegli oggetti della cucina, tutte queste suppellettili, ha un lessico difficilissimo, tra l'altro, e tuttavia è sempre nel simbolo che si muove, perché tutte queste piccole cose, le tanto celebrate piccole cose, che poi in Gozzano diventeranno le buone cose, ma sempre di cose si tratta, sono dei segni in cui però ovviamente è il suono che lo conquista quando riesce a trovarlo, il suono giusto, il suono che canta. Perché in Pascoli le parole effettivamente cantano. È modernissimo, certo che è modernissimo, perché c'è una specie di slogatura delle forme metriche tradizionali, fa diventare, non so, il sonetto invece che due quartine, due terzine, una quartina, oppure si diverte a mescolare, insomma, nella sua infaticabile
È vero, sperimentalismo, dicevamo, nel suo infaticabile sperimentalismo, delle forme tradizionali, minuzzandole, disgregandole, e anche l'uso delle congiunzioni. All'inizio di un testo lui usa tranquillamente una E. Comincia con una congiunzione, perché? Perché il suo è un monologo ininterrotto, come nel Gelsomino notturno. E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari. Da un pezzo si tacquero i griti. Là, sola, una casa bisbiglia. Sotto le ali dormono i nidi come gli occhi sotto le ciglia. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse. Splende un lume là nella sala, nasce l'erba sopra le fosse. Un'ape tardiva sussurra, trovando già prese le celle. La chioccetta per l'aia azzurra va col suo pigolio di stelle. Per tutta la notte si esala l'odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala, brilla al primo piano. Si è spento. È l'alba. Si chiudono i petali un poco gualciti. Si cova dentro l'urna molle e segreta. Non so che felicità nuova. Questa straordinaria poesia, che anch'essa è intessuta tutta di simbolismi, di metafore, di sinestesie arditissime. Pensate solo al pigolio di stelle, le stelle non pigolano, però lui nel cielo, guardando la costellazione delle Pleiadi, che naturalmente lui vede come una chioccia, la chioccetta con i suoi pulcini, le stelle hanno un luccichio talmente intermittente e forte da essere paragonato nella sfera acustica al pigolio dei pulcini. Ecco, questo genere di cose Pascoli le fa con la massima tranquillità, naturalezza, senza rendersi conto, ha ragione De Benedetti quando dice la rivoluzione inconsapevole, di star rivoluzionando il linguaggio poetico. E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Abbiamo per fortuna una nota critica che ci fa capire com'è nata questa poesia. Nella casa vicino si era appena celebrato un matrimonio, c'era stata la festa del matrimonio. Giovannino è nel giardino di casa sua, siamo a Castelvecchio, dove si trasferì in Toscana, in Garfagnana, nel 95, no? Dopo tanti anni che aveva girovagato, e finalmente ricostruisce il nido con Mariù, con la sorella, quella fedele, perché Ida, che aveva intuito la prigione che l'aspettava, se n'era andata via sposandosi, come dice lui, con uno sconosciuto. Ecco, con Mariù vive a Castelvecchio, probabilmente questa sera, anzi, senz'altro era in giardino, e nella casa accanto dove si erano celebrate queste nozze, è finita la festa, gli sposi salgono al primo piano, brilla al primo piano, si è spenta, e intanto lui nel giardino coglie tutto l'affaccendato brulichio di questi eventi del suo giardino, questa ape tardiva che sussurra perché ha trovato l'alveare chiuso, piuttosto impossibile come situazione. Profumo, soprattutto il profumo del gelsomino, l'elemento più importante, e s'aprono i fiori notturni che sarebbero le belle di notte. Così chiamate perché si aprono di notte e si richiudono all'alba. È una metafora abbastanza oscura, ma anche abbastanza chiara di quello che sta succedendo nella casa accanto, la prima notte di nozze di questa coppia. Un tempo la prima notte era un evento importante. E allora lui sta immaginando confusamente quello che sta accadendo in quella casa. Sono le fantasticherie morbose di un adolescente? Sì, sono anche però delle riflessioni a livello ancora più profondo sul mistero della vita.
che egli trova puntualmente anche, come si vede ad esempio in Germoglio, nel procedere della natura, no? Nel susseguirsi delle stagioni. E quindi lui è in perenne riflessione, meditazione, suggestione col mistero, causate tutte queste riflessioni e suggestioni dal mistero dell'essere e dell'esistere, del mondo e del cosiddetto reale. Geniale in quel testo è il passaggio finale, tutto a un tratto è l'alba. Ma cosa dobbiamo dedurre? È rimasto tutta la notte in giardino. Ma no, ma i tempi nella poesia del Pascoli non sono mai tempi cronologici, sono sempre tempi interiori, no? Quindi, a un certo momento è l'alba, si chiudono i petali, un poco gualciti, e all'interno di questi petali, nel grembo, nel calice, all'interno, si sente, ma chi la sente? È lui, perché lui è nel fiore. L'io di Pascoli è un io diffuso. Quindi lui è sempre nell'uccellino che canta sull'albero, per esempio in Arano, che il passero saputo in cor già gode e il tutto spia fra i rami irti del moro e il pettirosso fra le siepi sode il suo sottil tintinno come d'oro. Il punto di vista, questo l'ha chiarito bene Giorgio Barberi Squarotti nei suoi studi su Pascoli, non è mai quello di un io reale soggettivo definibile, perché lui è un io diffuso. In lui non ha operato la forbice del sexus, eh? Non dimentichiamoci che sexus, è legato a seccare, a tagliare, no? Maschio, femmina. Allora, nella psiche di Pascoli è tutto questo inconscio, ancora compatto in un'unità primigenia. Il suo io si diffonde e sa andare dovunque, perché in un certo senso non c'è, non sussiste in una individualità definita. Allora lui vuole sempre diffondersi, ma anche D'Annunzio, ma in modo diverso, perché in D'Annunzio c'è una forte vitalismo che fa agire l'ego. Mentre in Pascoli c'è la diffusione, panica, ma non panica come in D'Annunzio, panica nel senso dell'addormentamento nel grembo della natura madre. Mentre in D'Annunzio il panismo implica una fortificazione dell'ego, che è superuomo, che sugge alle sorgenti primigenie dell'essere. In Pascoli è il fanciullino che vuole essere cullato, addormentato. Da che cosa? Sentivo mia madre, poi nulla. Certo, madre, nulla. La mia sera. Qui siamo nei Canti di Castelvecchio, la mia sera è una delle poesie più belle e anche delle più ricordate, vi ricordate, no? Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, eccetera, eccetera. E alla fine cosa dice? Don, e mi dicono, dormi, sussurrano, dormi, mi svegliano, dormi. Là, voci di tenebra azzurra, sembravano canti di culla, che fanno che io torni com'era. Sentivo mia madre, poi nulla sul far della sera. Passato, presente. Lui non accetta che il passato sia passato. Usa l'imperfetto, però è un eterno presente. Fanno che io torni com'era. Perché doveva cambiare qualcosa? Era tutto perfetto. Nell'infanzia era tutto perfetto perché doveva cambiare qualcosa e quindi lui vuole tornare dove era. Ci riesce? Sì, ci riesce. L'infanzia è non una stagione della vita, è la stagione della sua vita che rimane incontaminata. Grazie a cosa? Grazie alla poesia. La poesia è il suo diuturno, perenne, modo di colloquiare, di porsi in relazione con una realtà che però è sempre lui a scegliere. Non è la realtà storica, ma è una realtà della coscienza che è rimasta incontaminata. Per un attimo fui nel mio villaggio, nella mia casa,
Nulla era mutato. Stanco tornavo come da un viaggio. Al mio padre e ai miei morti ero tornato. Sentivo una gran gioia e una gran pena, una dolcezza ed un'angoscia muta. Mamma, è di là che ti scalda un po' di cena. Povera mamma, e lei non l'ho veduta. Anche nel sogno la censura onirica gli impedisce di ritornare ad abbracciare la mamma. Nemmeno in sogno riesce a riabbracciarla, ma tante volte, innumerevoli, la rivede. La rivede al cancello del nido di San Mauro. Mia madre era al cancello. Che pianto fu, quante ore, lì sotto il verde ombrello della mimosa in fiore. M'era la casa avanti, tacita, al vespro puro, tutta fiorita al muro di rose rampicanti. Ella, non anche sazia di lagrime, parlò. Sai, dopo la disgrazia ci restringemmo un po'. Una lieve ombra d'ale annunziò la notte lungo le bergamotte e i cedri del viale. Ci restringemmo un poco con le tue bimbe e fanno... Era il suo dire fioco, fioco, con qualche affanno. S'udivano sussurri cupi di macroglosse fra le peonie rosse e di giaccioli azzurri. Fanno per casa, io siedo, le tue sorelle tutto. Quando così le vedo, col grembiul bianco in lutto, io vidi allora la mia vita passar soave fra le sorelle brave, presso la madre pia. Dissi, oh, restare io voglio. Vidi nel mio cammino al sangue del trifoglio presso il celeste lino, qui sperderò le oscure nubi e la mia tempesta presso la madre mesta fra le sorelle pure. Lavorerò di lena tutto il gran giorno e sento che alla tua parca cena m'assiderò contento quando dal mio lavoro o la tua lieve mano o il vocio lontano mi chiamerà di loro. E sarò lieto e ricco, io, nelle mie fatiche, quando ogni tenue chicco germinerà tre spiche. E comprerò leggiadre vesti alle mie fanciulle e l'abito di tulle alla lor dolce madre. Così dicevo. Intanto, ella piangea più forte e gocciolava il pianto per le sue guance smorte. S'udivano sussurri cupi di macroglosse fra le peonie rosse e di giaggioli azzurri. Oh, tu lavorerai dove son io. Ma dove son io, figliuolo, sai, ci neviche e ci piove. Una lieve ombra d'ale annunziò la notte lungo le bergamotte e i cedri del viale. Ah, dolce qui sarebbe vivere. Oh, qui c'è bello. Altri qui nacque e crebbe. Io sto, vedi, al cancello. M'era la casa avanti, tacita al vespro puro, tutta fiorita al muro di rose rampicanti. Poco fa ho accennato alla visione come tematica ricorrente nella poetica pascoliana. Certo, la visione e anche il sogno, la visione di un sogno come quella che abbiamo visto in casa mia. È un sogno che ha fatto Pascoli, si è reso conto solo alla fine che it was only a dream, perché sembrava tutto così vero. Era tornato a casa, a San Mauro naturalmente, la casa in cui non poté mai abitare dopo la morte della madre, e la rivista sul cancello, al cancello, parla con lei e lei gli dice come sono brave le tue sorelline, lavorano tutto il giorno, e lui dice ma io voglio stare qua dove sono stato fino adesso. Voglio stare qua. E lei poi alla fine dice, no, guarda, dove sto io non puoi starci perché io sono al cimitero. Ecco, questa cesura finale, questo stacco
no? Il brutale risveglio, il ritorno della realtà implacabile, c'è anche in un altro testo che si intitola, tanto per cambiare, Mia madre. Zitti coi cuori colmi ci allontanammo un poco, fra il nereggiar degli olmi brillava il cielo in fuoco. All'indicativo, no? Al modo indicativo, sembra reale. In corsivo, perché questa bisogna anche leggerla, di lato il distico che c'è dopo ogni quartina rappresenta invece la voce di lui, bambino, sempre nel sogno che si intervalla con la realtà. Come fa presto sera, o dolce madre, qui? Or or la mattiniera, voce mandò in lui. Suonava a messa ed era l'alba del nostro dì. Pregavo e la preghiera di mente già m'uscì. I distici laterali rappresentano la voce di Giovannino Piccolo. Le quartine, scritte non in corsivo ma in tondo, rappresentano la visione del sogno. Ma che sia un sogno, anche qui si deduce solo alla fine, perché dopo le varie quartine di vidi la massa buia del biancospino, quello che è, la tuia, l'ippocastano, il pino, e poi e vidi la Madonna dell'acqua erme tranquilla e un frusciar di gonna e l'odor di lilla, eccetera. Alla fine la quartina che ci dà il colpo di grazia e che poi trova spiegazione definitiva nel distico è: me la miravo accanto, esile sì, ma bella, pallida sì, ma giovane, una sorella, bionda così com'era quando da noi partì. Sogni, visioni, quadretti anche realistici. Lavandare, per esempio, è un quadretto realistico. Nel campo mezzo grigio e mezzo nero resta un aratro senza buoi, che pare dimenticato fra il vapor leggero. E cadenzato dalla gora viene lo sciabordare delle lavandare con tonfi spessi e lunghe cantilene. Il vento soffia e nevica la frasca e tu non torni ancora al tuo paese. Quando partisti, come son rimasta, come l'aratro in mezzo alla maggese. Allora, quadretto realistico, l'aratro all'inizio, che poi guarda caso ritorna nella canzone della lavandaia alla fine. Lui non ci dice che è una canzone esplicitamente, ce lo lascia supporre. Il vento soffia e nevica la frasca, all'inizio dell'ultima strofa, è l'inizio del canto, della canzone che la lavandaia sta cantando. Ma dov'è Pascoli, ancora una volta? Non c'è. Sta guardando, certamente, e ascoltando, perché è un radar. Pascoli è un radar che capta tutti questi suggerimenti acustici degli alberi, delle piante, degli uccellini, no? Nel campo mezzo grigio e mezzo arato, ma anche al campo dove roggio nel filare qualche pampano brilla e fra le fratte sembra la nebbia mattinale fumare, arano, descrive l'aratura, e poi a un certo punto c'è lo stacco, no? A cui alludevo anche prima, che, con l'accento, il passero saputo, il passero furbino, incorge. Allora capiamo che lui è sull'albero, nel passero. E poi i flash, sono dei flash rapidissimi, no? Temporale. L'ha scritto ancora negli anni 90, siamo ancora nell'Ottocento. E che cosa ci dice? Un bubbolio lontano rosseggia l'orizzonte come affocato a mare, nero di pece e a monte, stracci di nubi chiare, tra il nero un casolare, un'ala di gabbiano. È un flash, è una visione rapidissima. E quei due punti dopo casolare cosa vogliono dire? È un casolare vero o l'ala di gabbiano è qualcosa a cui il casolare somiglia? Ci sono due punti, tra il nero e un casolare, due punti, un'ala di gabbiano. Allora è un paragone? Non ci si bada a una prima lettura, però ha un senso anche questa ambiguità, perché Pascoli è, oltre che il mistero dell'universo, in Pascoli è l'ambiguità perenne del reale, tutto quello che ci appare
forse non è quello che ci appare, non è quello che ci sembra. Allora, visioni, flash, poesia flash, la chiamò già il Cecchi, 1912, il saggio La poesia di Giovanni Pascoli di Emilio Cecchi ha il grande merito di chiarire che nel Pascoli c'è la coordinazione, non la subordinazione logica, e come un sasso gettato nell'acqua crea dei cerchi che si susseguono, non c'è mai un ragionamento, non c'è mai una costruzione logica, ma c'è sempre l'analogia del pensiero, che è poi quello dello stream of consciousness, che in prosa troviamo, per modo di dire, in Virginia Woolf e in tanti altri. Allora, è una poesia che, diciamo, si distacca, crea un distacco rispetto alle modalità ottocentesche, alla sintassi fluida, lineare, leopardiana, in cui tutto quello che c'era da dire veniva detto, e invece in Pascoli è il non detto che ha più importanza del detto. E poi c'è sempre questa atmosfera da thriller rurale. La cavallina storna, prodigioso anche quel testo, no? La madre che interroga la cavalla che portò a casa il padre, che ha visto quindi l'assassino, dice un nome e pretende che la cavalla nitrisca per il segno d'assenso, e lo fa, eh? Sono alto un nitrito, e siamo di fronte a un poeta invaso dalle visioni, e poi con una capacità singolare di restituirci dei paesaggi di per sé magici. Siede un fanciullo ad arcolai ronzanti, so, oppure i ginepri tra cui zirlano i tordi. E tutto è un orgasmo di suoni che ci mandano indietro, indietro nel tempo in cui eravamo a contatto con musiche misteriose nel grembo della madre. Ecco, Digitale purpurea, non possiamo recitarla tutta perché è troppo lunga, è un capolavoro assoluto in cui si parla dell'infrazione, del divieto, che è poi quella relativa al sesso, in cui una ragazza racconta all'altra compagna di collegio che lei una sera si era sentita chiamare dalla Digitale purpurea, quella pianta agile e però torbida che la ghermiva col suo profumo, ed era vero quello che dicevano le suore. Sì, era vero, le suore dicevano: chi tocca quella pianta muore perché è velenosa. E le due ragazze, in questo colloquio tanti anni dopo, quando Rachele, lui non ha il coraggio di usare il nome della sorella Ida, perché lui sta pensando a Ida che ha tradito sposandosi, rivela a Maria, la fedele che è rimasta, che lei ha toccato quella pianta, che lei ha seguito richiamo, no? L'esortazione della pianta: vieni, vieni. E fu molta la dolcezza, molta, tanto che, guardami, si muore. Ci fa capire, anche questo è un testo super cinematografico, che al suo volto di fanciulla si è sostituito come un teschio. Infatti, se l'altra la guarda bene, non vede più il volto della fanciulla che è stata, ma vede il volto di un teschio. L'elemento della morte, la morte, spesso in Pascoli congiunta in un nodo velenoso alla sessualità, l'elemento della morte è onnipresente. Non solo la morte dei suoi cari, ai quali anela di tornare, dice alla nebbia: fammi vedere solo quel bianco di strada che un giorno ho da fare fra stanco don don di campane. Ma la morte come evento che si preannuncia. Si sente un galoppo lontano che corre nel piano con tremula rapidità. La morte, la morte, la morte. Ecco, è un poeta che ci trasporta nel magma, nel gorgo, nella visione dell'abisso, eppure vola su questo abisso come un gabbiano delicatissimo. Non possiamo dimenticare il Pascoli sperimentatore linguistico. Ci sono delle novità eccezionali. In Italy, ad esempio, Pascoli riesce a far parlare in una lingua che è una miscolanza fra italiano e americano,
personaggi che sono di Caprona originari, quindi della Toscana, ma hanno lavorato sempre in America e ritornano alla casa della vecchia madre e raccontano la storia della loro vita e c'è anche naturalmente una bambina che si chiama Molly, che è malatella naturalmente e la bambina si spaventa ad esempio a sentire pronunciare la parola nieva dalla nonna, dalla vecchia nonna, perché per lei equivale a never. E magistrale è la capacità di Pascoli in questo testo di riprodurre la loro parlata. La parlata di questi esuli che sono tornati alla loro terra. A chicken house, un piccolo Louis for mice and rats che goda a cinguettare. Zi, bad country, yo, your Italy. Poor Molly, qui non trovi il pie col flavor. Oh no, non c'era lì né pie né flavor, né tutto il resto, ruppe in un gran pianto. Joe, what means nieva? Never, never, never. Oh no, starebbe in Italy sin tanto che ella guarisse. One month or two, poor Molly. E Joe codrebbe questo po' di shanto. Mugliava il vento che scendeva dai colli bianchi di neve. E la mangiò, poi muta, fissò la fiamma con gli occhioni molli. Venne, sapendo della loro venuta, gente, e qualcosa rispondeva a tutti, Joe, grave. Oh, yes, è fiero, vi saluta. Molti bisini. Oh, yes, no, tiene un fruttistando. Oh, yes, vende checche, candy, screama. Conta moneta, può campar coi frutti e il baschetto non rende come prima. Yes, un salone che ci ha tanti bordi. Yes, l'ho rivisto nel pigliar la stima. Il tramontano discendeva con sordi brontoli. Ognuno si godeva i cari ricordi. Cari, ma perché ricordi? Quando, sbarcati dagli ignoti mari, scorrean le terre ignote con un grido straniero in bocca a guadagnar danari per farsi un campo, per rifarsi un nido, un campettino da vangare, un nido da riposare, riposare e ancora gettare in sogno quel lontano grido. Will you buy? Per Chicago e Baltimora, by images, per Troy, Memphis, Atlanta, con una voce che te stesso accora, cheap, cheap, nella notte, solo in mezzo a tanta gente, cheap, cheap, fra un urlerio che opprime, cheap, finalmente un altro Odi che canta. Tu non sai come? Intorno a te le cime sono dell'Alpi, in cui si arrossa il cielo, chi canta? È il gallo sopra il tuo concime. La mimerica! Quando entra quel gelo che uno ritrova quella stufa roggia per il Grand Coke e si riha, poor fellow! O va per via, battuto dalla pioggia, trova un farm, you won't buy! Mostra il baschetto, un uomo compra tutto, anche l'alloggia, diceva alcuno, ed assentiano al detto gli altri seduti entro la casa nera, più nera sotto il bianco orlo del tetto. Uno guardò la piccola straniera, prima non vista, muta che tossì. You like this country? Ella negò severa. Oh no, bad Italy, bad Italy. In questo poemetto in cui il plurilinguismo dà esiti mai visti, c'è il tema del nido, della casa perduta a cui fanno ritorno e soprattutto ci sono queste espressioni, queste locuzioni di un linguaggio, di una lingua micidata che sono straordinarie, e un particolare da ricordare è quel Will You Buy? Quando ricorda il personaggio di cui si parla, ricorda i suoi vagabondaggi nella nebbia, in tutti questi luoghi lontani che sembrano ammantati di un candore fiabesco, e ricorda che vagava gridando Will you buy? Che vuol dire esattamente vuoi comprare? L'evento fatale tanto atteso per ricongiungersi con i suoi cari accadde il 6 aprile del 1912, naturalmente vegliato da Mariù,
Le sue ultime parole furono madre, madre, sottoterra. E la poesia in cui aveva previsto, presentito e vissuto già questo momento è Ultimo sogno. Da un immoto fragor di carriaggi ferrei, moventi verso l'infinito, fra schiocchi acuti e fremiti selvaggi, un silenzio improvviso. Ero guarito. Era spirato il nembo del mio male in un alito. Un muovere di ciglia e vidi la mia madre al capezzale. Io la guardava senza meraviglia. Libero. Inerte, sì, forse, quando io le mani al petto sciogliere volessi. Ma non volevo. Udivasi un fruscio sottile, assiduo, quasi di cipressi, quasi d'un fiume che cercasse il mare inesistente in un immenso piano. Io ne seguiva il vano sussurrare, sempre lo stesso, sempre più lontano.